Vado di registrazione, stiamo registrando, ma che bello, siamo ancora una volta all'interno del canale di Marco Salvo. Praticamente sta esplodendo. Inserisco contenuti ogni sempre, sempre inserisco contenuti e porto un sacco di gente di super, 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 super valore. Oggi sono con una persona, aspetta perché devo aspettare lo schermo, perché non è il dici chi sei, è già qua con me, sono con Carmine Di Donato. Buongiorno carissimo, ciao, benvenuto. Tutti. Ciao Marco, come stai? Tutto a posto, tu? Tutto a posto. Fa caldo, vero? Mamma mia, tanto. Carissimo, allora tu, Carmine Di Donato, io ti conosco, conosco tutto di te. Cosa fai nella vita tu? Ma diciamo, teoricamente, no, io lavoro in SEO Cube Agency, mi occupo di SEO, sono responsabile link building in azienda e nulla, facciamo parte del gruppo SEO Zoom, per chi non lo conoscesse. Va bene, lui è stato stringato, ma è uno di quelli che la sa veramente lunga sulla SEO, la sa veramente, veramente lunga ed è uno di quelli veramente tosti. Oggi ha accettato la sfida dei 40 minuti, quindi oggi super tutorial in 40 minuti. Di che cosa ci parli? Ma allora, oggi vi parlerò come ottimizzare i contenuti, perché io credo che sia un aspetto molto importante. Da una persona che io mi occupo di SEO, ma gestisco un blog editoriale, quindi so che significa andare a rivedere i contenuti, ottimizzare i contenuti per il motore di ricerca, il che è molto importante. È un'attività che io svolgo quotidianamente per me personalmente, ma anche per i miei clienti, quando facciamo un'attività di link building, perché ogni qualvolta che decidiamo di linkare una determinata pagina, è importantissimo andarla ad ottimizzarla. E bisogna guardare tantissimi aspetti e fino a quando la pagina non è ottimizzata noi non andiamo a linkarla. Questo perché certo. Il contributo del link ha valore soprattutto se quella pagina risponde bene alla query di ricerca, se è ben ottimizzata, se, anche perché tu pensa che comunque chi fa link building fa un investimento, ok? Certo. Magari chi compra un link per un sito, per una pagina, sta investendo del denaro e il miglior modo per investire quel denaro e sfruttarlo al massimo. Certo. La link building non ha funzione, cioè non funziona come un tempo dove la quantità dei link faceva differenza. Oggi Era la qualità, bello. sì, era bellissima, era un mondo fantastico quello di tanti anni fa, lo ammetto, si viveva molto meglio. Ad oggi però, se non si ha dietro un riscontro SEO, un'ottimizzazione on page ben strutturato, la link building non ha quell'efficacia reale che dovrebbe avere. Io Certo. a volte molti mi chiedono: ma quanti link ci devo mettere, quanti non ci devo mettere? La link building, l'ottimizzazione delle pagine è un discorso che va visto in maniera medio lungo termine, perché a volte non basta neanche un link, basta ottimizzare una pagina, come vi mostrerò oggi, o con qualche esempio più pratico. Basterebbe a volte soltanto ottimizzare la pagina per migliorare l'indicizzazione in SERP. Ovviamente il link può darti quella spinta in più e quindi teoricamente se andiamo a lavorare su delle SERP molto competitive, i link fanno tutt'oggi la differenza. Ma ribadisco, i link hanno valore, hanno efficacia soltanto se la pagina è ben ottimizzata. Se il lavoro è stato fatto a priori, bene. Tu hai parlato Esattamente, esattamente. di acquistare link, ma ovviamente non è acquistare, perché i link arrivano in maniera naturale, no? Ma ovviamente, perché I famosissimi link naturali. no, io a volte io ho seguito anche degli interventi dove a monte hanno fatto un piano strategico per dei clienti dove hanno fatto delle campagne con attività di link naturali. Credimi, io ci ho provato nelle ultime anni a fare delle campagne naturali, a meno che tu non hai dietro un prodotto vero. Non hai dietro un prodotto reale che faccia Certo. rumore, tu non puoi avere dei link naturali, cioè Certo. è difficilissimo. O ti Quindi apri un con call center, no? Questi che esattamente. chiamano, per favore, me lo metti il link, per favore. Esattamente, così funziona. Guarda, ti faccio un esempio pratico. Se ho Zoom riceve link come piovesse dal cielo, ma se ho Zoom è un prodotto valido, conosciuto, nel settore conosciuto e quindi gli addetti ai lavori quando fanno determinate non so, scrivono un contenuto e quindi magari spiegano quello che hanno fatto, linkano su Zoom perché magari è una fonte di Chiaro. informazioni, perché magari ha usato come software e ci sta. Misia, mia cognata, ha il blog di cucina al link building naturale. Ok, lavora, eccetera, eccetera. Ma un e-commerce, per dirti, perché dovrebbe avere dei link? Cioè, lui vende Certo. prodotti, a meno che non fa una super offerta e la pubblicizza, perché dovrebbe avere dei link naturali? Quindi il mondo naturale bellissimo che Google vorrebbe, realmente non funziona, non esiste.
Certo. Siamo onesti e sinceri, bisogna rimboccarsi le maniche e spendere soldi, non ci sono alternative. Vai Carmine, ti do la palla per quanto riguarda la condivisione dello schermo. Ok. E quindi visto che hai accettato la sfida dei 40 minuti, vamos. Ok, io sono molto molto pratico. Ed è quello che vogliamo. Esattamente, quindi cercherò di dare... Senti, ma io ti parlerò nel frattempo, capito? Così cerco di farti sforare questi 40 minuti, perché non... No. Bastardo! Io in questo momento mi sto violentando perché odio fare queste cose, però va benissimo. Perché vai, 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 non ti disturbo. Allora, so che no, significa, perché anche a me non piace tantissimo. Ma che tu sei uno youtuber ormai famosissimo, sì, 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 in tutta Italia, soprattutto... Ci no, seguono dalla CNN, eh? Occhio a quello no, che diciamo. Stai facendo un bellissimo lavoro. Beh, fatto grande. Adesso, Allora, ascolta, allora, faccio un esempio pratico. Lo vedi, no? Schermo condiviso. Sì, sì, okay, sì, sì. Questo è un blog editoriale dove facciamo un po' di esperimenti in azienda e quindi lo stiamo cercando di riportare su, però io ve lo mostro quasi come se fosse un cliente classico, ok? Perfetto. Magari un cliente che vorrebbe fare una campagna di link building o che comunque quella è un'azienda. Allora facciamoci prima una panoramica. Io come ti dicevo, io la per lavoro, non perché ci lavoro dentro, utilizzo SEO Zoom, ma sì, utilizzo sì, pure io. Zoom, meno male. Utilizzo SEO Zoom perché comunque è uno strumento per me almeno necessario affinché io possa avere tutte le informazioni tali da poter andarci a lavorare. Faccio esempio pratico di questo sito dove possiamo dire andamento generale, ok, vedete, è un sito che ha tantissimo potenziale. Allora, quando si fa una campagna link building, per dirti questo, prima di procedere per capire su quali pagine lavorare, si fa un prospect, no? Quindi si dice qual è il nostro obiettivo? Migliorare quello che abbiamo già inserito, magari che ci interessa determinate keyword che sono già posizionate, che però è difficile fare quel salto da superare magari a Ranzulla, ok? Per farti dire certo, un esempio. Quindi questo, oppure, come posso dire in questo caso, è un sito che ha tantissimo potenziale perché ha molte keyword posizionate dalla seconda alla quinta pagina. Quindi che ci fa capire che è un sito che al momento non gode di buona salute, ma ha un grosso potenziale che potrebbe essere migliorato. Io cosa faccio in questo senso? Ho due alternative che faccio con i miei clienti. Innanzitutto, soprattutto se è un e-commerce, vado a vedermi le keyword stagionali. Perché? Perché se ho Zoom riesce a darti, a farti avere una panoramica su quali sono le keyword che vengono più cercate in un determinato periodo. Allora, come tu ben sai, perché tu spammi da molti anni prima anche di me, come tu ben sai, i link ad oggi non hanno un effetto immediato, ma necessitano del tempo. Ok? Quindi i link hanno bisogno di maturare, no? Diciamo così. Google deve verificare se quel link è veramente attribuito perché te lo meriti, perché dietro ci c'è un link che ti arriva in maniera costante, perché c'è un motivo perché ti hanno linkato. Quindi se io facciamo un'attività di link building a maggio, probabilmente iniziamo a vedere realmente dei risultati verso fine giugno o magari verso luglio. Quindi cosa faccio io? Vado con i miei clienti e dico: guarda, abbiamo questa pagina, per dirti, che fa un grosso, fa il massimo del suo picco di ricerca nel periodo di giugno, ok? È 25esima, magari potremmo posizionarci alla keyword principale. Oppure, ancora meglio, sempre, magari proprio la stessa pagina, guarda, ha un grosso potenziale anche in seconda pagina, che quindi potremmo andare a migliorare. Figata questa, bellissimo. Se il cliente ci accetta la mia proposta, perché io ogni mese, io cosa faccio con i miei clienti? Mi confronto. Questo perché? Perché è naturale che io dal lato mio vedo il potenziale, vedo quello che può migliorare. Lato pagine. Faccio una piccola parentesi, anche perché mi piace raccontare quello che facciamo. Vai. Ma divisa l'attività link building, se un'attività che si vuole migliorare già qualcosa, perché magari è un sito già passato, già storico, già del traffico, o se è un sito dove magari ha fatto una campagna link building lato trust. Lato trust significa andare a migliorare le pagine principali, le categorie, quindi cercare... Tutte le chiavi brand. Esatto, non manca il brand, però dare quella spinta tale, perché immaginiamoci un sito come un palazzo, ok? Il palazzo per intero è il nostro sito web. Allora, è formato da delle categorie, ok? Le categorie sono magari le scale di quel palazzo, quindi scala A, scala B, scala C, ok? Queste categorie all'interno contengono
gli appartamenti. Gli appartamenti sono le nostre case. Facendo questo esempio? Sì, anche a me. Assolutamente sì. Anche gli interventi, questi interventi. Esatto. Allora, improvvisato proprio. Sì, no, infatti. Allora, cosa si fa? Per un discorso di link Joist, i link hanno una distribuzione tale che vanno dalle pagine principali, poi a quelle secondarie, e poi man mano arrivano agli articoli, un po' alle categorie sottostanti, o alle pagine sottostanti. Ok. Quando si fa una campagna di link building da trust, quindi un sito nuovo che va linkato, che va fatto vedere a Google, così lo spiego in maniera abbastanza semplice. Se tu nel frattempo puoi anche stoppare lo sharing del monitor, così guardiamo te, se vuoi. Come vuoi? Non sono una bella visione, però se vuoi mi mostro. Quando si va a fare una campagna di link building di trust, si va a cercare di distribuire bene la link juice, ok? Quindi si parte dall'home page, si parte dalle categorie e poi si arriva ai prodotti. A dirti cosa, gli e-commerce ad esempio, difficilmente si va a linkare un prodotto specifico, a meno che non è molto cercato e poi il cliente ha un grosso ROI da sopra, quindi ha un grosso interesse e magari ci si può andare. Certo. Una campagna di link building su un e-commerce, tu vai di categorie, non puoi non andare di categorie. Se io ho un e-commerce che vende gadget, conosco bene il settore, per questo non parlo, se ho un e-commerce che vende gadget, alla fine la categoria di magliette personalizzate, ok? Quello è un intent specifico. Poi certo. Magari hai delle sottocategorie, magliette rosse per dirti, eccetera, eccetera. Per donna, per uomo. Per dirti, innanzitutto, io cosa si fa? Vado a linkare la home in generale quando si parte all'inizio per dare trust, poi si passa a queste categorie qui, quindi gadget personalizzati, magliette personalizzate, no, gadget personalizzati in questo esempio sarebbe la home page, proprio dirti, non so, sì. Penne personalizzate, bicchieri personalizzati, quindi in quel caso tu il link lo vai a dare alla categoria, ma quel link non è che arriva alla categoria e lì muore. La link juice ti permette di dare forza a quelle pagine nel momento in cui tu fai una buona scheda prodotto, veramente una buona scheda prodotto, quindi quando incontri coglioni, quando tu vai a dare il link a quella categoria, il trust, la juice arriva a quel prodotto e se ben fatto si posiziona. Quando cerchi una cosa ben specifica, cerchi bicchiere personalizzato di plastica bianco e tu hai fatto una buona scheda prodotto, ti posizioni. Ecco allora il mio discorso principale e torno allo stato iniziale. Ottimizzare una pagina è anche questo. Ok, quindi certo. È vero, la link building funziona, però funziona anche da dietro una buona struttura, una buona ottimizzazione che possa essere di pagine, categorie o di prodotti. Io adesso vi faccio l'esempio pratico di chi ha un blog editoriale, ok? E tu ti sei anche esposto, mi hai dato anche se l'accesso e ti faccio anche un esempio pratico sul tuo sito. Assolutamente sì. A tuo rischio, vi faccio un esempio pratico su un sito editoriale, però per gli e-commerce teoricamente è la stessa cosa, perché prima quando andiamo a ottimizzare le categorie che andiamo all'interno dei miei clienti, facciamo lo stesso studio, quindi ci analizziamo lo studio, se può essere migliorabile, eccetera, eccetera. Vi mostro quello che volevo dire. Mi sono dilungato, chiedo bene. No, vai. Allora, una volta che abbiamo scelto quindi la pagina che ci interessa, voglio farvi vedere anche questa cosa, questo lo sposto di qua. Cosa molto interessante che io anche utilizzo è i contenuti in panoramica. Perché? Perché innanzitutto ti dice realmente le pagine del tuo sito quanto rendono. E per dirti, questo è un aspetto molto importante, ti fa capire, hai visto il discorso dicevo in precedenza di questo sito che ha un grosso potenziale dalla seconda alla quinta pagina? Perché? Perché comunque tante pagine non rendono. E questo è tutto il core budget che appunto viene sprecato. Sì. Ricordo che non sapesse cos'è il core budget, è quel tempo che Google ci dedica al nostro sito per la scansione del nostro sito, e noi teoricamente dovremmo aiutarlo in tutti i modi, nel mio modo possibile, per scansionare il nostro sito web, quindi allo spider. Quindi questo ci fa capire che abbiamo un grosso potenziale su cui andare a lavorare. E guarda quello che ci dà su Zoom con l'aspetto potenziale, no? Dice tutte queste pagine che sono hanno un grosso potenziale di keyword non posizionate, sì, che stanno alla seconda o terza pagina. E la cosa interessante, come adesso andrò a farvi vedere, è che in rosso vi identifica tutte quelle keyword che non sono presenti nel contenuto. Cioè, che dice lo Zoom? Ti fa capire che questa pagina è indicizzata per idroface in farmacia,
però è una keyword che non è presente nel contenuto. Ora abbiamo due aspetti. Che significa questo? Allora, innanzitutto andare ad inserire queste keyword all'interno del contenuto ha due funzionalità. La prima, ottimizzare il contenuto. Quindi ottimizzare un contenuto, lato SEO, significa fare una keyword research. Quando fai una keyword research, teoricamente tu queste keyword dovevi già pensarle a monte. Chi ha scritto questo articolo non le ha pensate. Quindi teoricamente, se io scrivo di questo prodotto, tra l'altro SEO Zoom da poco ha lasciato la nuova intent per la keyword research, sì. Quindi è interessante andarla a vedere, ve la consiglio, è molto utile da questo punto di vista. Ti dice che per ottimizzare questo contenuto sicuramente queste keyword dovrebbero esserci dentro, o comunque andavano affrontato questo argomento, e poi a volte bastano piccolezze, come vi dicevo prima. Non è necessario a volte anche soltanto i link servono dopo come una sorta di segnale. Però per l'ottimizzazione delle pagine, a volte, che siamo un quattordicesimo per questa keyword, a volte basta soltanto inserirla all'interno della pagina, in un modo ben specifico, che Google fa una sorta di match, no? Dice, con questa keyword è indicizzata, è anche presente all'interno di questo contenuto, e a volte basta piccolezza per posizionarsi in SERP. Certo. Sono davvero piccole cose, è un lavoro molto certosino. Io lo faccio ogni sera, quando finisco di lavorare, mi ci metto al mio blog e la faccio quotidianamente, vado a controllarmi quelle keyword che si indicizzano e magari ho fatto la keyword research e magari non ho pensato, perché magari un argomento si evolve, ha un'altra tipologia di ricerca, cambiano le terminologie, quindi vado ad aggiornare quotidianamente il contenuto. Ok, mi sono dilungato troppo, però adesso andiamo al nostro aspetto. Allora, era questa qui la pagina che avevamo scelto, qual era? Torno indietro. Hydrophase, questa qui. Ok? Allora, noi ce la andiamo ad analizzare. E quindi andiamo a capire questa pagina come possiamo andare a migliorare. Ok? Sì. Sarebbe questa. Ok. Apriamola con SEO Zoom. Allora, cosa vedo qui? Vedo che c'ha un buon potenziale. Cioè, ha delle keyword posizionate, quindi non è un contenuto da buttare, ok? Quindi per questo argomento ci sono anche keyword molto interessanti posizionate, però ha un grosso potenziale. La prima cosa che faccio qual è? Questa. Analizza le keyword presenti nella pagina. Guarda quante keyword non sono presenti qua dentro. Ok? Sì. Quindi già questo ti fa capire che se andassi a metterci mano su questo contenuto dovrei sicuramente affrontare questi argomenti, ok? Quindi inserirli all'interno della mia pagina. A questo punto, io, se dovesse questo essere il mio cliente e dire lavoriamo su questa pagina, direi capiamo qual è il nostro focus. Non so se hai Hydrophase in farmacia, Hydrophase e basta, o perché io ho visto che qui non è una keyword molto difficile, c'è per dirti come parola chiave. Sicuramente, ad esempio, anche se non è difficile, guarda posizionare perché c'è una keyword difficulty a 35. È una keyword dove è difficile posizionare bella secca, probabilmente ci si trovi lo sito dell'azienda stessa. Bisognerebbe andare di link building, questo sicuramente. Però a questo punto, io direi di fare così, di suggerire al mio cliente, di opzionarla per Hydrophase recensioni. Perché questo? Guarda, siamo 16esimi, ha un buon volume di ricerca. Se io parlo di Hydrophase recensioni, sicuramente posso affrontare l'argomento principale che possa essere quello in farmacia, dei vari prodotti, eccetera, eccetera. Quindi io, una volta che ho impostato come ottimizzare il mio contenuto, ossia decidere di ottimizzare il mio contenuto per questa parola chiave, io ci vado a lavorare in questo modo. Ok? Quindi modifico il mio contenuto. Allora, lato SERP, se adesso non lo cerchiamo questa parola chiave, ok, innanzitutto bisogna vedere questa cosa. Siamo in seconda pagina, il controllo lo facciamo sempre. Ok, siamo qui, perfetto, ok? Poi, una cosa molto interessante da vedere è questa. Io dico sempre a tutti di studiarsi la SERP. Certo. Cosa significa studiarsi la SERP? Allora abbiamo detto che la keyword che ci interessa è Hydrophase recensioni, ok? Ma la SERP, quanti hanno questa keyword all'interno del title? Ce n'è una soltanto. Quindi cosa ci dice questa cosa? Ci dice che non è molto competitiva. Quindi già sappiamo che magari ottimizzando questa pagina abbiamo buone possibilità magari di posizionarci con questa keyword, perché appunto in SERP c'è soltanto questa pagina che è ben ottimizzata per questa keyword. Il resto
affrontano l'argomento, ma non è ottimizzata per quella parola chiave. Quindi già questo è un aspetto molto interessante da vedere e ci dà conferma. Quindi cosa faccio? Tra l'altro adesso hanno anche aggiornato WordPress, che io odio. Allora, odio questa cosa, veramente. Le cose che impattano di più lato SERP sono due principalmente. Torniamo qua sopra. Sono la URL. Allora, c'è un discorso qui un po' di discordante. Allora, voglio fare chiarezza, se mi permetti. Certo, allora, assolutamente. Le URL ancora secca e le URL parlanti. Funzionano entrambe. Sì. Ok? Non è che una funzione e l'altra no. Funzionano entrambe e entrambe hanno una buona resa. Io sono per la scuola di pensiero dell'ancora dell'URL ottimizzata, quindi l'URL dovrebbe essere Hydrofaced recensioni per me, se io parlo di questo argomento. Vero è che se faccio Hydrofaced recensioni, opinioni e prezzi, per dirti, va bene lo stesso, va benissimo, non attacca nulla, però l'importante è non fare Hydrofaced recensioni, scopri qui come vedere la migliore pagina, eccetera, eccetera. Quella URL non è per nulla ottimizzata e quella è da scartare. Anche la URL parlante però deve essere una URL ben strutturata e pensata. Quindi anche in questo senso, cosa posso fare? Basta vedere qua l'intent di ricerca. Magari vedi qua parla di trattamento, dei forum, crema, quindi Hydrofaced recensioni, crema e trattamento, per dirti, ok? Sì. In questo modo abbiamo sicuramente incentrato degli intent specifici ed abbiamo una URL ben strutturata. Io sono però per la scuola di pensiero che bisogna ottimizzare la pagina in tutto, quindi io andrei di URL di cambiare la URL praticamente. Però cosa importante mai da dimenticare quando si fa questo passaggio di fare un redirect dalla vecchia pagina, certo, alla nuova. Faccio un'altra premessa: io quando faccio questo check, adesso non lo facciamo, però ho con SEO Zoom con lo SEO Spider o con Screaming Frog, mi vedo se questa pagina è interlinkata all'interno del mio sito da altre pagine. Questo perché, faccio vedere perché sembra antipatico, questo perché, cosa fa lo Spider? Il 301 è fondamentale perché almeno non andiamo in 404 e va bene, però in linea generale, se facciamo questa cosa in maniera massiva e lo andiamo a fare su, per dirti, 100 pagine, facciamo 100 redirect 301, comunque del tempo che appunto perde lo Spider nella navigazione della nostra pagina. Quindi il mio consiglio è sempre quello di vedere in quale pagina viene linkata e di conseguenza andare a cambiare. Assolutamente. Questa è una prassi da fare sempre, a mio avviso, soprattutto per chi gestisce un blog editoriale, perché a volte quando arrivo dei clienti che hanno miliardi di, veramente migliaia e migliaia di 301, cioè è estenuante, perché magari fanno delle regole, hanno cambiato anche la struttura permalink e quindi attraverso le regole fanno miliardi di 301. Certo. Ove è possibile, ci sono meccanismi dove è difficile andarci a mettere mano, però ove è possibile, dove appunto facciamo un controllo molto certosino e quindi molto pignolo, andiamo a farlo a mano, quindi facciamoci questo controllo e andiamo a ottimizzarlo, ok? Quindi il primo aspetto è stato quello di ottimizzare la URL, perché abbiamo visto prima non c'entrava. Poi l'H1, quindi Hydrofaced recensioni. Ok? Era questa giusta la keyword, ok. Crema recensioni, crema viso, ok? Dove si compra, commenti, dove si compra e commenti. E magari opinioni. Ok? Sì. Questa è la nostra nuova H1. Ci potrebbe essere utile anche da mettere a questo punto sul nostro title, quindi andiamo a modificare il nostro, tra l'altro abbiamo anche impostato, ottimo, che ben venga, quindi Hydrofaced recensioni, due punti magari, oppure facciamo così, mi piace di più questo aspetto, dove si compra le opinioni della crema viso, magari, perché appunto abbiamo scoperto che è una crema viso, per dirti, le opinioni della crema viso. Ok, questo è un esempio pratico, non vado molto nel dettaglio, quindi sì, perfetto. Questa cosa. Ok, ho modificato il nostro title. Allora, la description non ha una grossa funzione lato SEO, adesso non lo faccio, però per buona prassi fatelo, nel senso che andate a ottimizzarla la description. La description non posiziona. Non posiziona, assolutamente. Però, appunto, se
io sono della scuola di mettercelo comunque la keyword che ci interessa all'interno della description e cercarla poi di conseguenza di farla attraente per chi la legge, per chi ci vede davanti, dobbiamo invogliarlo a cliccarci sopra, ok? Io sono molto pignolo e lo faccio. Ora non lo facciamo perché tanto tu mi hai detto che devo rientrare nei 40 minuti e quindi sono molto preciso. A me Vai. oggi faccio lo svizzero. Allora, che cos'è Edrofis? Però non finisce qui. Allora, una volta che abbiamo ottimizzato teoricamente la pagina per, il nostro, per la nostra keyword di interesse, se abbiamo messo un H1, magari possiamo mettere anche un H2, abbiamo ottimizzato la URL e sistemato anche il title, poi dobbiamo andarci a mettere tutte quelle keyword che non sono presenti all'interno della pagina. Allora, Edrofis dove si compra? Ok? Questo è un intento molto specifico, siamo quarti. Pensate se riusciamo a metterlo anche all'interno della nostra pagina. E mi sono perso. Sta qui. Allora, dove si compra? Probabilmente si parlerà di farmacia. Ok, dove si compra? Perfetto. Quindi, Edrofis, lo metto qui. Rimuovi. Dove acquistare non ci interessa. Quindi faccio così. Dove si compra e quanto costa la crema anti-age, ok? Cerco di inserirlo in maniera strategica. E cosa faccio? Quelle chiavi che hanno un volume un po' più alto e a volte sono forzate, io me le gioco nei title. Quindi H2, H3. Cioè, cerco di metterle dentro. Okay? Sì, sì. Cerco di essere molto, molto diretto a questo punto di vista. Abbiamo visto che Edrofis farmacia non c'è, ok? E c'è un bel po' di traffico. Quindi dobbiamo cercare di trovarci un modo per mettercelo dentro. Allora, abbiamo visto che farmacia è linkato soltanto qui. Allora, cosa si fa in questo caso? Noi non lo facciamo, però è importante andare anche ad aggiornare il contenuto. Perché questo? Quando si ottimizza un nuovo contenuto, si ottimizza in questo modo. Io sono pro metterci, aggiornarlo, quindi dare altre informazioni, e poi aggiornare la data. Questo è un altro aspetto molto importante da fare che adesso andiamo a affrontare. Lo rimetti su? Sì, lo metto su, ci do di nuovo visibilità dalla home page e poi lo mandiamo in Search Console. Ora comunque si faccio vedere. Magari posso sfruttarlo in questo modo, guarda, per dirti, ok? Sì. Face in farmacia, cerco soltanto di metterlo dentro, non saprei come, perché devo andarmi a studiare a questo punto la pagina, eccetera, certo. Eccetera, mi è un casino. Oppure ancora, cosa ci manca? Ingredienti. Vediamo se riusciamo a metterci, non lo so, questo si va a mettere. Crema viso Edrofis. Questo potrebbe essere molto interessante, un intento molto specifico. Magari questa riusciamo a metterla per dirti crema viso, facciamo così. Ok? Ce l'ho messa sì, dentro. Sì. Poi vediamo qualche altra keyword che potrei metterci dentro che ci manca. Come si usa, magari anche questa no perché è 31esima, andiamo anche oltre. Edrofis opinioni, per dirti, vediamo se riusciamo a mettercela, perché nel title io vado sempre questa pagina, abbiamo detto che con opinioni abbiamo fatto qua dentro e basta, quindi come si compra? No. Va bene, perfetto. Questo è un esempio pratico dove aggiungere un intent e appunto parlare di opinioni. Ho detto questa cosa però. Ora vediamo quali sono i componenti principali della crema che avevo visto qui. Ingredienti. Quindi questa qui ci andiamo a mettere dentro. Ti trovi? Sì, sì, assolutamente sì. Ok, così tu dici non faccio cazzate. Title H2. Va bene? Quindi, ce l'ho messo. Per dirti, andrebbe fatto in maniera molto più certosina e molto più tecnica, però... Ma assolutamente sì, esempio... ma già rende assolutamente l'idea di quello che è il lavoro che bisogna andare a fare sul testo. Esattamente. Quindi, una volta fatto questo, noi lo aggiorniamo, però aggiorniamo appunto anche la data. Oggi ne abbiamo 14. 14 maggio 2020. Ok, perfetto, è lui, mi piace. Penso che funziona così, perché non so usare questo nuovo... Sì, sì, devi cliccare fuori, perché... Ok, qua sono una giornata, aggiorna, sì. Ok. Io uso ancora il vecchio editor. Sì. Il nuovo non mi ha conquistato, sono sincero. Quindi lo abbiamo
abbiamo ottimizzato, giusto? Credo di sì. Non è programmato. 16:29, ok. Ti trovi? È pubblico, sì. Pubblico, ok. Quindi io no, c'è scritto programma là sopra. Sì, è vero. Perché probabilmente... Mettilo a ieri. Ah, pubblico. Ah, giusto, tu dici mettiamo ieri. Mettiamo qui, perfetto, pubblica. Ok. Pubblica. Perfetto. Vabbè, visto perché non mi piace il nuovo WordPress. Ok. Visualizza articolo. Ok. Io in questo momento dovrei avere attivo qui sopra, non so se funziona, adesso andiamo a vedere, dovrei avere un redirect automatico e di fatti funziona. Altrimenti, cosa importante, per chi ha un WordPress può spiegarsi tranquillamente un plugin. Redirection, sono diversi. Io però sono per andare in HT Access con una bella regola, 301, questa vecchia URL passa qui, perché in questo modo si ha maggiore controllo. Il problema sai qual è di questi plugin? Che spesso crescono e quindi vanno a fanculo. E tu, sì, tutti quei redirect che hai fatto, perché fa, non c'è controllo, è un casino. Quindi, come in questo caso, va bene, però, ove possibile, fatelo sempre manualmente. Ok, una volta fatta questa ottimizzazione, chiamiamola ottimizzazione, sono abbastanza rapidi, vado in Search Console, l'invio da impasto. Esattamente. Non c'è, quindi allora abbiamo due richieste. Facciamo un test a URL, io sono pre-richiesta di indicizzazione, e quindi mandiamo... Eh sì, perché hai fatto il 301, quindi è una URL nuova. Quindi possiamo andare, e quindi di conseguenza diamo la possibilità a Google di andare di nuovo ad indicizzare la nuova pagina. Ora faccio una piccola premessa. Ci sono stati casi dove... Allora, ultimamente Google non ha più questa reattività immediata. Ho notato questa cosa. Io ti devo fare infatti una domanda. Cosa? Che tu non hai la vecchia URL indicizzata e stai dando in pasto una nuova URL con lo stesso contenuto in questo momento. Sì, però ti dirò una cosa. Quando a volte... Allora, questo non è il nostro esempio pratico. Sì. Quando a volte però vai a modificare delle URL, quindi non muovi le URL e restano le URL stesse, come appunto vuoi farti del tuo caso, in quel caso Google anche in giornata può, sì, darti queste variazioni. Ci sono stati dei corsi, aspetta, vorrei togliere questa, come faccio a togliere la... ok, stop share. Sì. Ci sono stati, a volte abbiamo fatto dei test, anche in alcuni corsi, dove i ragazzi sono rimasti sbalorditi dal fatto che dicevano, un ragazzo era fu bellissimo, e stavo a un corso da Fabio Mazzanti, stavo facendo relatore lì, e c'era un ragazzo che gestiva un e-commerce di famiglia che vendevano prodotti immobiliari, comunque mobili, eccetera, eccetera. E mi disse, guarda, ma tu mi riesci a posizionare questa categoria? E io gli dissi, puoi metterci mano? In che senso? Puoi modificare? Gli dissi, certo. Allora, si fa queste cose, di modificare appunto, come in questo caso, non cambiamo la URL perché stava bene, cioè, praticamente non era malissimo. La title, gli feci cambiare un po' di H1, H2, gli feci aggiungere alcune cose, gli feci aggiungere dei grassetti. Tu mi dici, parliamo ancora di grassetti, il bold, no? Guarda, ti dirò, non è che hanno finalità SEO, ma in un contesto generale, ben strutturato, i grassetti specifici aiutano a mio avviso. Quindi, sì, ma è ottimizzazione anche nella lettura quello, no? Io credo che sia un'ottimizzazione ancora di valore questa. Adesso, ma non perché adesso... semplicemente perché trova il tag HTML, eccetera. No, perché... però adesso è un passaggio che Google, quando ti legge quella pagina, la strong, quindi ho messo questa parte strong, se parliamo anche di una keyword specifica, in generale, in discorso generale, perché sono le piccole cose che fanno la differenza, non è la cosa che fa la differenza in generale. Sono tante piccole cose di ottimizzazione che ti cambiano, certo, ti fanno avere quel plus, ok? Fatta questa ottimizzazione, per dirti questa cosa, per concludere il nostro discorso, se dovessi fare una link building qui su, aspetta che ti apro anche questa... Allora, teoricamente questa vecchia pagina, io ce l'ho tra l'altro qui ancora, penso che dovrebbe avere zero link. Ah, scusa, io non ti ho condiviso nulla, che dov'è? Non ho condiviso niente. Share. Ok. Ho aperto href, no? Ok. Vedi, no? Allora, qua appunto vedi, non c'è nessun backlink.
Allora, cosa farei io in questo senso? Innanzitutto mi andrei a guardare il profilo backlink generale, adesso lo conosco, quindi conosco anche domini, eccetera, eccetera, ma anche lato ancore, il discorso che dicevamo in precedenza, no? Quindi vedere anche lato brand, come sta, come non sta. Ad esempio, questo è un sito dove lato brand è inesistente, ok? Quindi se dovesse essere un mio nuovo cliente, gli direi, guarda, andiamo a lavorare di brand, Certo. quindi cerchiamo di farlo salire lato brand, perché ad oggi le citazioni, ossia la menzione più link, hanno un grossissimo risalto, e la differenza tra link ancora ottimizzata e link lato brand, la differenza è davvero 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 molto sottile. Quindi bisogna concepire il link come quel segnale, no, che noi diamo a Google, perché, vi ripeto, è cambiato, non è più la quantità dei link che fa differenza, ma è la qualità del link appunto, ci può dare quel Ti plus. aiuta, sì, Ok. infatti. Quindi in questo caso io andrei di Ancora Brand, che potrebbe essere o www.donne.it oppure donne.it, o anche solo donne, sì, ma forse ovviamente io andrei con www.donne.it, perché in una scala gerarchica io sono pro mettere prima il www, poi donne.it. Io dico sempre, non devi controllare sempre il profilo backlink di chi non ha bisogno di fare link building, quindi Aranzulla, Il Sì. Fatto Quotidiano, Repubblica, vedete come Come la loro linkano le struttura. persone. Esattamente, vedete come la loro struttura di backlink lato ancore. In questo modo vi fate un'idea e capite come andarci a lavorare. Certo. Ok, spero di essere stato chiaro su fine adesso. Assolutamente sì. Ora ti mostro quello che è il sito di un mio amico, che si chiama Marco Salvo. Vai. Lo conoscete? Si chiama Marco Salvo, uno youtuber, a volte fa anche SEO, Io però sono il calzolaio con le scarpe rotte. Il sito che è praticamente poco ottimizzato. Sto cercando di sì. rifarlo. Vabbè, stendiamo un velo pietoso. Se vuoi una consulenza ti faccio un buon prezzo, non sono problemi. Grazie. Allora, cosa ho fatto? Ok, io ti ho reputato come se fossi un mio cliente, quindi ti ho aggiunto a progetto, sono andato a farmi i fatti tuoi. Penso, sono stato volgare, stavo facendo un'altra cosa. Sono andato a farmi i fatti tuoi e ho visto che anche tu, come l'esempio precedente, ti faccio un'analisi. Vai. No, è un sito che ha un buon potenziale. Quello che ho potuto vedere da interpretazione, sono stato un po' lo psicologo del tuo sito, perché lo sono andato a vedere. Scrive contenuti molto interessanti, ma non fai una buona keyword research. No, io non ne faccio proprio. Esattamente, è che è un peccato, perché adesso ti faccio vedere un esempio pratico di una pagina che ho visto. Ed è la seguente, esattamente, questa pagina qui. Cioè io Ok. faccio tutto il contrario di quello che dovrei fare per un cliente. Niente, zero, Sì, pro. sì, è così. Però purtroppo tutto il settore, questo è un settore molto competitivo, dove sai che anche il pinco pallino della situazione, che fa un mezzo studio e fa una buona keyword Certo, research, chiaro. si può posizionare. Quindi, se tu dai un buon feed, perché non dovresti posizionare? Allora, questa pagina, che è molto interessante perché dai tantissimi consigli utili, quindi consiglio a chi ci sta guardando di andarsela a vedere, io tutto il che esiste in WooCommerce, vuoi dei plugin, è una pagina che è ben indicizzata, perché vedi, fa traffico. Quindi significa, tra l'altro, se anche stai salendo queste keyword, ok? Allora, teoricamente io presuppongo che se tu abbia scritto questo articolo ti interessava, magari fossi interessato, puoi pubblicare, a posizionarti per WooCommerce plugin, ok? Perché la gente così cerca, o plugin WooCommerce. Dove sta il problema principale? Che né WooCommerce plugin né plugin WooCommerce sono presenti in questa pagina, ok? Cioè, da nessuna parte, neanche il title, come possiamo vedere, non è ottimizzato. Allora, il tuo è un esempio pratico dove dici: la mia pagina ha un buon riscontro, perché probabilmente Google ha capito che tu parli di questo argomento, sei in SERP, quindi dai delle informazioni utili, perché questo è un intent informational, non è transactional. Quindi dai delle informazioni utili e ti ha posizionato. Però, Sì. a mio avviso, ti faccio come un cliente. Di tratto come un cliente, potrebbe essere migliorato. Tu mi hai detto: fai quello che vuoi. Ok, Certo, assolutamente sì. io faccio piccole modifiche, però. Anche tu usi questo editor. Sì, ma io ormai sono abituato con Gutenberg.
Ok, dovrò farlo anche io perché mi sa che poi è limitato l'utilizzo dell'editor classico, mi sembra. Sì, Allora, sì. io cosa farei se fossi in te? Tu mi dai la possibilità di farlo e lo faccio. Solo WooCommerce plugin sicuramente io andrei ad inserirlo. Plugin WooCommerce. Ok, quindi farei com'era la keyword? WooCommerce plugin, quindi faccio così, mi spiace, vi sto modificando tutto. La URL sta bene. Poi te la sistemi tu, te lo dico. I migliori disponibili. Migliori. Hai le dita più veloci dei pensieri, tu, no? Sì, è vero. Allora, abbiamo cambiato l'H1 e ci abbiamo messo questo. WooCommerce plugin. Allo stesso tempo, quanto è bello questo articolo, complimenti. Come mi modifico qua sopra il title? Come ce l'hai C'è Rank impostato? Math a destra. A destra c'hai una rotellina in alto, in alto, in alto, in alto, in alto, in alto. Non è la rotellina? Qua, clicca qua. No, sul rosa, 29 su 100, clicca su 29 su Ah, 100. Ok. ok. Ricordiamo a tutti che plugin del genere come Yoast non servono per la SEO, difatti servono soltanto per impostare i title, magari per la sitemap e basta, ok? Allora, Allora, io ti dico che mancano 6 minuti, quindi secondo me dovresti andare di teoria, senza pratica. va bene, ok. Allora, io come modifico il title qua sopra? Ma che ne so, io ogni tanto clicco da tutte le parti e È vado a guardare. difficile. Ok, forse è qui. Vabbè, Edit devo fare. snippet. No, eri là, edit snippet dovevi andare. Edit snippet. Sì, Ah, il pulsante. ok. Mamma mia, quanto sono ignorante. Allora, faccio WooCommerce plugin. Com'era prima? Ah, boh. I migliori 100% compatibili fra loro. I migliori 100% compatibili fra loro. Faccio anche così. Non so perché. Vorrei fare così. Ma perché non me lo fai modificare? Ok. Va bene. Va bene. Come me lo salvo sto coso? Chiudi. Chiudo? Basta da solo? Ah, bellissimo proprio. Fantastico. Poi aspetta, aspetta. Non te ne andare. Quanto tempo c'è ancora? Plugin C'è 5 minuti. WooCommerce. Ok, ce la faccio, dai. Poi ce l'abbiamo qui. Come aumentare? Qui. Mi Lo sono mettiamo dimenticato a qui. fare partire il timer. Dovevo fare partire il timer, così lo potevo mettere. Hai visto? Io prima ti dicevo, ma del programma, del WooCommerce. Ti dicevo, ma ce la farò mai? Cioè, sono troppi 40 minuti, poi Sì. come al solito mi dilungo. Ok, fammi aggiungere qualche altra cosa, cos'è che mancava ancora? Cioè, aggiungi tu il resto, dai. Ok, Sì, sì, va sì, bene sì. così. Ok, piccolezze, io adesso lo salvo, quindi faccio update. Update, Ok. Non voglio fare nessuna pazzata. Ok. Io tra l'altro c'ho anche. Come lo vedo adesso questo articolo? sì. Clicca sul titolo. Sarebbe WooCommerce qui? plugin, ti compare l'URL in alto. Se clicchi sul titolo, WooCommerce plugin i migliori disponibili, subito sopra ti Ok. compare l'URL, la Ah, puoi ok. cliccare. No. Non è così complicato. Perché? Ok, dato che tu mi hai dato anche la tua Search Console, questa cosa la fartela vedere, può essere utile magari, ce l'ho inserita, si chiama Sì. seomofo.com, che ti aiuta a vedere quello che realmente troveresti con Sì. title, description, perché Yoast non funziona perché uso iOS, quindi uso Sì. solo Zoom quando faccio ottimizzazione dei contenuti per fare live, così un Ascolta, prima di attimo. darlo in Search Console, c'è scritto potenzialità del WooCommerce. Dove sta? Il primo sotto qua Qua di WooCommerce piuttosto che del. che dovenia E aspetta, c'è WooCommerce. Ci va la E. Ok. e quando ti mi dai la fretta da voi update Perfetto. Hai ciao ragione, hai okay. ragione. Però visto che stai andando in Search Console. Sì, ma stai sciolto comunque.
Allora, dicevo in precedenza, l'URL è perfetta, quindi non cambierei assolutamente nulla. Io ho anche la tua Search Console, che è questa, quindi fatti tuoi. La mandiamo. Vediamo che magari... E Quanto ciò che è c'ho? fatto. Ok, richiesta di citazione, vai. Quanto c'ho ancora? Magari la troviamo cambiata o sei Allora, crollato, adesso sei in quinta da pagina. parte mia sei andata alla grande, quindi la challenge è stata vinta. Nel senso che sei rientrato nei 40 minuti alla grande. Anche perché questa cosa la reputo in più, no? Perché già comunque quello che dovevi far vedere l'hai fatto. Sì, vabbè, tu mi hai detto dalle cose utili, io ho cercato di essere quanto più utile Assolutamente sì, possibile. sei andata a bomba. Bellissimo, bravissimo, grande. Ok, e spero di essere andato piano perché poi quando ho mille cose io parlo, poi mi vengono in Sì. mente mille cose da dire e non Sì. me ne vado più. Quando faccio i corsi SEO in azienda, allora io dico, vabbè, partiamo con 10 ore, dovremmo farcela puntualmente. Io racconto Per i cose, saluti 10 ore parlo. vanno bene. Difatti spesso prolunghiamo, ma prolunghiamo perché non è che sono logorroico, perché mi vengono tante cose da dire, da dimostrare, perché io sono da universitario, quando spiego le cose, io sono pro parte pratica, perché quello che ti dà l'università è che non ti dà la pratica. Io è sempre stata una cosa che ho sempre lamentato. E ogni qualvolta devo spiegare qualcosa a qualcuno, io vado nel dettaglio, ci do fare gli esempi per spiegare le cose, perché Sì, ritengo sì, che sì. nulla come gli esempi possano spiegare le cose realmente. Io sono assolutamente d'accordo con te, io odio le slide, per esempio. È una cosa che No, non inizio a non sopportare più. infatti anche io. Per me è una violenza, oltre a stare qui, anche quando devo andare su palco a raccontare, a farmi vedere le slide. Non è che soffro ansia della prestazione, però a volte dai succede. Io parlo su palco, parlo, racconto le slide, poi mi viene in mente. Mentre parlo, dico, se racconto questa cosa, magari faccio un esempio che loro possono capire, quindi a volte cambio e mi dilungo, e quindi è un casino. Va bene, se superi, vai in prima posizione con questa parola chiave, mi devi una pizza, anzi un cannolo mi Assolutamente, ma quello a prescindere, quello a prescindere. Proprio che pizza io andrei di birra. devi. Sto a dieta, Una birra, ma la pizza sì. La pizza dietetica. No, va bene, di birra mi trovi sempre, lo sai che io Una bella sono... birra di quelle serie. Faccio una piccola premessa, ti ricordi l'anno scorso di questi tempi che stavamo a Roma, Sì. andammo a mangiare quel posto orrendo, che ci mangiammo? C'era di tutto, c'era una specie di pasta con cremina di scampi che era Sì, è vero, terrificante. questo è il pesce mi sembra, pazzo. Era maggio, era praticamente questo periodo qui, giusto se non sbaglio? Era l'Expo, no? Sì, era in questo periodo. Sì. Sì. Ah, tu ci venisti su Go-Kart? Sì. Io finalista. Gli No, io no. ho buttato fuori a uno che dopo mi voleva picchiare. Carmine, se le persone Dimmi. volessero contattarti. Seguiu.it, carmine@seguiu.it, su Facebook Carmine Di Donato, sono ovunque, quindi a disposizione. Grande. Carmine, io ti ringrazio veramente tanto per essere passato da queste parti. Hai dato un contenuto di super, 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 super valore. È stato veramente Lo un spero. viaggio. È stato un viaggio all'interno della SEO, dell'ottimizzazione, eccetera, di cose che magari per te sono all'ordine del giorno, no? Ma chi si mette a fare queste cose magari no, non considera, Tanta non le pratica. fa in questo modo, magari che è più scientifico, Sì, ok? sì. Tanta Quindi, pratica, bisogna sporcarsi le mani, non c'è altra alternativa. O altrimenti certo. affidarti a persone che di mestiere fanno questo e possono darti una grossa mano. Certo, quindi ci rivediamo alla prossima. Io lo so che tu Volentieri. non stai a tuo agio a fare queste cose, ma io ti ricontatterò di Perché nuovo e ti dirò: senti, ma perché non passi un attimino dal canale? Che magari fai qualche ti cosa. dirò di nuovo, passiamo a cosa fatto. Quindi non sono scostumato, te lo dico qua, ti dirò di no. Infatti penso sono rossissimo, penso, perché non mi piace questa cosa, quindi va bene. Ma io ti capisco perché, per esempio, a me non piace neanche fare queste cose live. Io mi trovo in difficoltà. Che poi stiamo registrando, ok? Siamo io e tu Non in l'avrei questo detto. momento. Ma il momento in cui io mi metto con il mouse là, le persone vedono quello che faccio con il mouse, entro nel pallone, io non so più dove cliccare. Mentre se parlo così vado a bomba, non ho Io problemi. chiedo scusa anche per la location, purtroppo stiamo Ma è lavorando da casa da fighissima, 3 mesi. con la cosa del Napoli è fighissima. Qua c'ha, io sai, no, faccio recensioni qua, altra parte, fotografie, orologi, eccetera.
qui un po' la parte. Che poi ho Diciamo, scoperto questa è la pure che sai parte. disegnare tu. Sono un autodidatta. Sì, quei disegni sono tuoi, Lupin e Margot. Sì, infatti io. Hai visto? Hai visto? Di qua pure forse dovresti vedere. C'è Superman che si scaccola di qua, però. Sì, si vede un poco. Comunque, Grande. Alla prossima, va ci bene. vediamo. Ciao Ciao ragazzi, ciao caro. Marco, grazie, Quindi la mia ciao. prossima sfida è portarti di nuovo qua. Ciao ciao.